raccomando, il mio nuovo fumetto è uscito in libreria. Potete continuare a leggendolo e lo trovate in ogni libreria d'Italia. E potete anche ordinarlo su Amazon se volete. Quindi che aspettate, andate subito a prenderlo e taggatemi su Instagram. Oggi ho deciso di andare a casa della mia migliore amica Jenny e di usare il suo computer per rovinargli completamente l'account. Speriamo che questo piano funzioni, perché secondo me lo scopre subito. Dovrò chiamarla e in qualche modo mi dovrò far invitare a casa sua. È il momento di chiamarla per andare a casa sua, ragazzi. Ciao. Oh, Jay, sei a casa? Sì. No, volevo venire da te, cosa fai? Adesso? Sì. Sto per andare a fare la spesa. Vabbè, non posso venire lo stesso, mi metto a leggere qualche manga, tanto ci metti un'ora alla fine, no? Poi torni. E stai a casa? Sì, e tanto io ho un sacco di manga nella libreria che volevo leggere. Vabbè, ok, però ci metto una mezz'oretta. Ma prenditela come, non ti preoccupare per me. Dai, ok, ti aspetto allora. Ok, arrivo. Non ci posso credere che devi fare la spesa, è perfetto che devi fare la spesa. Andiamo. Oh, ciao. Ciao. Stai andando adesso? Sì, alle chiare. Ok, allora metto qua a leggere. Ciao. Ok. Voglio bene, dopo. Perfetto. Oh, che carina la stanza di Jenny. E adesso mi ci posiziono io qui, nel suo account. Bene. Ed eccomi qui nella postazione di Jenny. Queste sono le sue cuffie. Non ci posso credere che sto per fare questa cosa. E soprattutto adesso io la corona. Non ci posso credere, Jenny ha letteralmente lasciato la pagina di Roblox aperta. Non ci posso credere, ha tutto aperto in realtà. Bene bene, ho pochissimo tempo secondo me per poter letteralmente rubare tutto. No, nel senso rovinare questo account. Però ho bisogno di un complice, devo chiamare a Fili. È uscita a fare la spesa con Fili, gli devo dire che deve tenermela sotto controllo e dirmi se quando torna praticamente. Fili, pronto? Pronto. Ascolta, sei con Jenny giusto in questo momento? Sì. Ok, mi devi fare un favore, mi sto facendo uno scherzo per un video su YouTube. Riprendila e dimmi quando torna. Quando torna proprio chiamami, ok? Ok, va bene. No, conto su di te, non gli dire niente. Certo. Va bene, ciao. Certo. Jenny ha 642 Robux. La prima cosa cattiva che gli farò è acquistare con la sua carta dei Robux. Non voglio nemmeno sapere cosa può pensare poi. Ok, spendiamone 880 con la sua PayPal. Oh, grazie per l'acquisto. Io ho speso 10 euro. Adesso ne ha 1522. Oh mio Dio, ho scritto nel gruppo: ma un hacker mi sta spendendo i soldi. Non ci posso credere. Oh mio Dio. Ok, veloce, veloce. Per prima cosa, visto che comunque abbiamo speso dei soldi, e poi metto di cambiare di lava perché non mi piace. Ma perché hai dei vestiti da maschio con i pettorali? Cos'è questa vita segreta di Jenny? Oh mio Dio. Sto spiando nei suoi personaggi che ha creato per le roleplay per me, per aiutarmi. E ci sono Killy Willy, un sacco di Yagi Wagi Milong Lex. Ma ci sono anche cose strane, fra cui questo. Ma perché? Ma poi sulla vignetta c'è scritto: sei arrabbiato, amico. E poi il mio avatar. La mia migliore amica si finge me. Oh no, non ci posso credere. Perché cavolo è il mio avatar? Bene, ho pronto l'outfit. Ci servirà il pinguino. Poi questa bellissima tutina da mucca. E questa testa. Non vedo l'ora, oh mio Dio. Ok, vai, ho comprato tutto con i suoi Robux. Ok. E adesso montiamo il mio capolavoro. Sono sicura che sarà bellissimo, ok? Però così è già bella, ma abbiamo bisogno di mettergli come busto la pancia da pinguino, così può essere al massimo del suo splendore. Ho voluto da ridere, ma è bellissima! Sono Jenny la mucca! Ma com'è il mio corpo? Oh mio Dio, è stupendo! Sono enorme! Che bello che Jenny finalmente può avere un avatar che la rispecchia, ok? Ma non finisce qui, io direi di cambiargli il nick. Da oggi ufficialmente chiamate Jenny mucche meglio dei cani, perché Jenny ha smesso di essere un cane e ha deciso che sarà una mucca, perché la rispecchia di più. Ma mettiamo una bella descrizione qui sotto da poter far leggere a tutti. Secondo me è perfetto così.
stiamo girando nei serventi per vedere cosa fare. Mi spunta questo con scritto abbasso Jenny. Ma è perfetto, è perfetto. Ho un piano. Ma come mai mi odi, Mu? Eh? Perché non mi hai ricambiato l'amicizia? Perché tutti hanno sempre lo stesso inutile e stupido motivo? Va bene, va bene. Ok. Visto che sei il mio hater, hai la possibilità di vincere una gift card. Te la regalo, anche se di Jenny. Ok? Quindi adesso lo gratto e ti do il codice. Oddio, mi sono appena arrivati 1000 Robux. Ti odio lo stesso. È uscito, non ci posso credere. Se Jenny scopre che sto dando le sue gift card ai suoi hater, oh mio Dio. Però qui ce ne sono un po' qua, io direi che queste adesso sono mie. Le sto mettendo in tasca. Sapete cosa mi è venuto in mente? Come sapete, Jenny ha un fidanzato su Roblox, un po' come me con Franci, fanno roleplay dove sono fidanzati. E io mi chiedevo, visto che lui in questo momento è online e potrei cliccare quel bellissimo pulsante unisciti, ma se io gli facessi un piccolo, piccolo, piccolo scherzetto a Anthony, visto che non è che ci stiamo tanto simpatici poi... Quindi mi sa che lo farò. Per rendere tutto più credibile sono tornata nel mio aspetto originale. Ma a fine video tranquilli, la mucca rimarrà, perché ormai è il suo avatar ufficiale, Jenny come mascotte alla mucca. Ma incontriamo il nostro fidanzato Anthony. Oh, eccolo! Eccolo qua il nostro eroe. Oh, amore, sono arrivato. Sì, sì, sì. Sei arrivato per avere una cosa terribile in questo momento. Senti, Anthony, ti devo dire una cosa molto, molto grave. Oddio, cos'è successo? Sapessi, è che penso che noi due non andiamo più bene insieme. Ho bisogno di un ragazzo più carino, meno bianco cadaverico, e che non indossa dei pantaloni che sembrano letteralmente... Non lo so, cosa sono questi pantaloni orribili, Anthony? Ma è uno scherzo, è divertente. No, mi dispiace, non è uno scherzo. Anthony, quello che voglio dirti è che ho trovato un ragazzo migliore. Uno con la pancia, senza muscoli, più barbuto, insomma, un vero ragazzo. E dunque ho deciso, anche perché Robby aveva ragione, che la nostra relazione, mi dispiace, ma finirà qui. Ti lascio, Anthony. Mi hai sempre detto che queste cose non ti importavano. No, io ho bisogno di un ragazzo mucca con la pancia. Certo che mi importa in questo momento, Anthony. Non capisci? Ti prego, Jenny, non lasciarmi. È finita, Anthony. È finita, lo devi accettare. Anzi, sai che ti dico? Ti banno dal mio server di perché... Oh, bannato. Oh mio Dio. Senti come glielo spiegherà questa cosa. È bellissimo, è bellissimo. No, lo sto facendo perché sono cattiva. Tanto mi farò perdonare alla fine. Non vi preoccupate, mi farò molto, molto perdonare. Ma per adesso lasciatemi divertire. Dunque ho deciso di trovare un nuovo fidanzato a Jenny. Un vero ragazzo, ok? Un vero ragazzo. Qui, su questo gioco, Friend Hangout. Vediamo se riesco a trovare qualcuno adatto alla mia migliore amica. Io lo devo trovare buono e intelligente, giusto? Ho trovato questo ragazzo qui, che è terribile. Terribile, ma cos'è questa maglietta? Ma la sua faccia, ma poi perché gli esce fumo dalla testa? Perfetto, e sarà il nuovo fidanzato di Jenny. Ah sì, il colorito è per renderlo un po' più migliore mia amica, visto che tutto, cioè, il mio avatar è bianco. Ciao, sei bellissimo, la tua maglietta mi fa impazzire. Certo che anche effettivamente questi accanto non sono tanto male. Due noob adatti a Jenny. Penso che questa potrebbe essere una relazione perfetta. Lo so, bella, ma fidati, di bello non c'è solo la maglietta. Questo qui è un marazzo. Va bene. E cosa c'è di bello anche? Sono per caso io quella bella? Pensi che sono bella anch'io? Ma che? Quello bello qui sono io. Ma si sta voltando. Solo e soltanto io. Ok, ok. Non importa. Jenny è pronta ad affrontare una relazione che, anche se il suo fidanzato non la ama, l'importante è che la ama lei. Oh mio Dio. Mi piaci. Stiamo insieme, eh? Dai, ti prego, mettiamoci insieme. Devi metterti in fila. Ok, mi sono messo in fila. Adesso ci possiamo mettere insieme? Va bene, bambola, ha funzionato. Ok, allora adesso che sono finalmente fidanzata, ok, voglio portare il mio ragazzo in un appuntamento molto romantico, ok? Quindi questo tipo mi dovrà assolutamente seguire, perché Jenny ha deciso dove ufficializzerà il suo fidanzamento con il nuovo ragazzo, che non è Anthony. Il nostro appuntamento sarà... Dov'è il mio caro fidanzato? Qui,
qui sono incinta, non abbiamo mai fatto nulla, non ti abbiamo appena conosciuto, ma sarei il padre dei miei figli, ok? Bambola, ma sei ingrassata nel mentre. Sono incinta di te. Cosa è successo? Sono incinta di me? Sì, di te. Scusa, ma non posso. Ma no, ma come? Ma sei il mio nuovo fidanzato. Aspetta, ho un bambino. Ho un bambino della guerra. Non puoi scappare, Jenny, non può restare. Guarda che cretino. Non puoi scappare. Va bene. Siamo single, però non importa così. Abbiamo un nuovo bambino nella pancia. Jenny è diventata mamma, a quanto pare. Ok. Diciamo che sta andando tutto a gonfie vele. Io adesso non so a che punto è Jenny, ma gli rimangono 894 Robux che secondo me potrebbe spendere in qualche modo grazioso. Tipo, li spenderemo tutti in una maglietta da 800 Robux che non serve a niente. Oh mio Dio. Io penso che questa è la cosa peggiore. Allora, che maglietta da 800 Robux bruttissima posso comprargli? Questa maglietta vale 800 Robux, ok? Sto facendo un favore a Jenny. È un gatto che fa... Oh no, cringe! Io non ci posso credere che sto per comprare una maglietta da 800 Robux. Oh mio Dio. Ok, ok, sono pronta. Sono pronta. L'ho comprata, l'ho comprata! Dobbiamo metterla. Dobbiamo metterla, non ci posso credere. Jenny, devi essere contenta di questa maglietta perché dovrai tenerla per tutti i video e ti accompagnerà fino alla fine. Guarda, è bellissima, quasi mi sto commuovendo. Sapete che Jenny è, ci tiene tantissimo agli animali, anch'io, ok? Però pur di farle un dispettino piccolo, 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 ho deciso di giocare in un gioco dove quello che si deve fare è cacciare gli animali. Oh mio Dio. Oh mio Dio, non ci posso credere, devo picchiare le galline. No! Ma è cattivissima sta roba. Oddio, qualcuno... Ma gli sparano, le fanno esplodere. Se Jenny sa che ho giocato una cosa del genere. Va su tutte le furie, ragazzi. Su tutte le furie. Ma sarà troppo divertente. Non vedo l'ora che scopre che ovviamente riceverò la maglietta di questo gioco. Quindi vedrà che il suo account avrà giocato un gioco del genere. Oddio, raga, mi sta chiamando Fili. Oh mio Dio. Fili, che c'è? Senti il rumore sul mercato. Stiamo arrivando, sbrigati. Oh mio Dio, come state arrivando? Finito ora, sbrigati, veloce. Ok, veloce, veloce. Raga, il supermercato è praticamente qua a piedi. Può metterti 5 minuti. Devo farlo adesso. Mi sa che lo faccio. Scriverò a Mister Mistico. Lei non so da quanto non lo fa. Potrei aver cominciato una cosa strana. Ma, oh mio Dio. E lo. Oh mio Dio. Non mi si manda il messaggio. Non posso mandargli. Non posso mandargli il messaggio. Si è inviato. Oh mio Dio. Che cosa c'è? Niente. Cosa stai facendo? Niente. Me ne vado, ok. Aspetta, cosa no, fai? No, me ne devo andare. Mi hai cambiato nome. No, non ho fatto niente, tranquilla. Ma mi hai cambiato nome. Tranquilla, io vado, Io vado. Cosa vuol dire io vado? Sono appena tornata a casa. No. Ro, cosa hai fatto? Ro. Oddio. Ma come sono vestita? Mucche, ma che maglietta ho? 800 Robux? Ro? Mister Mistico, Ro!